Presente per dovere, commenta Lucio Ventura, presidente del Consiglio Comunale di Foggia, rispondendo all'appello del segretario generale in streaming. Va in archivio così la seconda consiliatura targata Franco Landella nel capoluogo Dauno, nel giorno in cui diventano esecutive le dimissioni presentate dal primo cittadino dopo il terremoto politico-giudiziario che ha investito Palazzo di Città, fischio finale, per i 20 giorni concessi dalla legge per il ritiro. La reggenza era passata al vice Nembrotte, con la seconda convocazione fissata formalmente per mercoledì 26 per procedere alle surroghe dei consiglieri. Il sindaco uscente intanto potrebbe essere ascoltato già entro metà settimana nell'interrogatorio di garanzia sulla vicenda che lo ha costretto ai domiciliari con l'accusa di corruzione. Stessa misura disposta anche per i consiglieri Capotosto, Iacovangelo e per l'imprenditore edile Paolo Tonti. Sospesa per 10 mesi dall'esercizio del pubblico ufficio anche la moglie di Landella, Daniela Di Donna. Sullo sfondo, e neppure tanto sullo sfondo, il nodo del ritorno alle urne, tecnicamente previsto in autunno, dal momento che sotto la guida del commissario nominato dalla prefettura il capoluogo Dauno rientrerebbe nei casi per i quali la norma prevede la finestra elettorale già dopo l'estate, tutt'altro che scontata vista la roadmap. A giugno infatti scadono i 3 mesi di tempo a disposizione della commissione già insediata a marzo per stabilire se ci siano o meno infiltrazioni criminali all'interno della macchina, tale da giustificare lo scioglimento. 45 giorni per presentare la relazione al ministero, con la variabile della possibile proroga degli approfondimenti, che dunque si protrarrebbero fino a settembre, senza contare che il commissariamento, se disposto, potrebbe durare anche 24 mesi.